progetto straordinario. Per questo naturalmente devo ringraziare i vertici della municipalizzata, il presidente il dottor Gobbi, l'amministratore delegato il dottor Natali, la nostra rappresentante la dottoressa Rosalia Calcagnini, l'architetto Eusebi che è colui che ha poi lavorato sul progetto, devo dire in maniera straordinaria, e poi naturalmente tutti i convenuti che oggi sono qui a questa presentazione, ma anche il presidente della regione, ma ho ampiamente giustificato attraverso anche una mail che mi ha inviato personalmente quali sono state le motivazioni per cui lo stesso oggi è assente, ma dobbiamo riconoscere alla regione la piena partecipazione perché ci ha messo a disposizione la struttura dell'Hotel Marche e perché nel messaggio dello stesso presidente si evince chiaramente che la collaborazione della regione è totale per il recupero di questa splendida area delle Terme di Santa Lucia che attraverso questo progetto non solo conosceranno nuova vita, ma è davvero un progetto di un'ampiezza straordinaria, di una bellezza straordinaria in un contesto che non ha bisogno di presentazioni. Quindi si abbina nello stesso progetto, si abbinano insieme la bellezza architettonica, l'esplosività della natura e le finalità salutistiche e del benessere delle stesse terme, appunto, che conosciamo, ma che attraverso questa ampiezza di questo progetto verranno anche ad essere più forti, più radicate e più vaste rispetto a quelle che già oggi sono molto alte come prestazioni di carattere sanitario, della cura della persona, della bellezza e della forma fisica e della medicina sportiva. Della Regione Marche, come il Comune, come tutta l'azienda, sono seduti a un tavolo e hanno deciso di mettere insieme tutte le loro potenzialità e le loro proprietà, tanto è vero che, come avete visto, il progetto si articola in tre fasi, da una fase più piccola, una fase più ampia che prevede l'utilizzo dell'Hotel Marche, che in questo momento è un mostro messo lì, che invece dai filmati avete visto viene riqualificato in maniera adeguata. Crediamo che se tutto fila liscio, intorno ai 4-5 anni si possa realizzare l'opera. Un valore stimato così a spanne, ma non prendetelo per così, io faccio il medico, quindi se economia e finanza la leggo da lontano, diciamo intorno ai 30 milioni di euro.